Un giorno mi trovavo a casa e ricevo un pacco. Ma non avevo ordinato nulla. Dentro questo pacco trovo la tela che sto maneggiando. E quando ho visto cosa raffigurava, sono rimasto sbalordito e letteralmente senza parole. E questa tela la metterò al posto di quella dei fantasmini di Pac-Man. La tela raffigura tutte le miniature dei miei video qui su YouTube. Tutte, almeno, fino a quel momento. Ho temuto che fosse un regalo di qualche stalker che avesse trovato in qualche modo il mio indirizzo di casa, finché mi sono ricordato che avevo dato il mio indirizzo al mio amico Davide, che avete visto in questo video e che mi ha pure aiutato nelle riprese di quest'altro video. Successivamente mi sono detto: ehi, mettiamo questi scaffali a cubo che avrei dovuto mettere diversi mesi fa e adesso li riempio con alcune delle mie cose nerd. Ho tante cose nerd e metto qua solamente quelle che ci entrano. Infatti qualcuno resterà ancora fuori. Come lui. Sarà per la prossima volta, Commandant Spock. E i fantasmini? Li ho messi sopra lo schermo del mio computer. Ringrazio ancora il mio amico Davide per avermi regalato questa tela e quindi il setup del set cambierà da oggi in poi, ma qualcosa la dovremmo più fare oggi, no? Leggiamo i vostri commenti, che sono rimasto parecchio indietro. Il primo che leggo è proprio fresco di giornata, però mi sono lasciato in un video vecchio, in particolare questo qua, dove spiegavo le fasi di avvio di un computer. Leggiamo il primo commento. In realtà sono 512 byte, non 446. Riascoltiamo quello che avevo detto. Ora, poco fa vi ho detto che il BIOS non ha idea di cosa sia un sistema operativo, però come fa a sapere cos'è un bootloader? Di fatto non sa neanche cosa sia un bootloader. Perché? Il bootloader è installato nei primi byte del disco di avvio, esattamente nei primi 446 byte. Dunque, tu ti stai confondendo tra il codice di avvio e il master boot record. Come dici tu, il master boot record è di 512 byte, ma il master boot record non contiene solamente il codice di avvio, contiene il codice di avvio che può essere di 446 byte, cos'è? Sì, o potrebbe avere anche altre dimensioni in base al tipo di MBR. Metterò qua a schermo una piccola tabella che ho preso su Wikipedia. Io nel video ho detto correttamente, cioè la porzione del master boot record responsabile dell'avvio del codice è tendenzialmente di 456 byte. Tu invece ti riferisci a tutto l'MBR che, a parte il codice d'avvio, contiene o conteneva le dimensioni delle quattro partizioni che potevi avere, perché con l'MBR tu potevi avere solamente quattro partizioni primarie. Tra l'altro, il prossimo commento è sempre il tuo. Che dici? Se UEFI sa cos'è un sistema operativo, perché richiede un bootloader? E chi l'ha detto che richiede un bootloader? Leggiamo questa cosa che ho trovato online che fa per te. Un altro beneficio di usare UEFI è che supporta molti sistemi operativi senza l'uso di un bootloader tipo Lilo o Grub. Invece UEFI può automaticamente selezionare la partizione appropriata con il sistema operativo e caricarlo. Però tu mi potresti dire perché i sistemi operativi continuano a utilizzare il bootloader. Beh, penso ci sono tanti motivi, però a mente me ne vengono solamente due. Uno, perché se tu permettessi al UEFI di far partire direttamente il sistema operativo, non puoi dare dei parametri. Il bootloader di Windows, che è questo qua che vedete qua a schermo, ti permette determinate funzioni, che non è dentro il sistema operativo. Quindi ti dà la possibilità di poter passare dei parametri. Su Linux ti permette di passare dei parametri in maniera molto più avanzata. Proprio dei parametri come questi che vede qua a schermo. E un altro motivo è che con un bootloader tu puoi avere più di un sistema operativo. Sì, è vero, con il menu di UEFI puoi selezionare il sistema operativo effettivamente, però dovresti entrare all'interno del menu di configurazione. Ma perché? Cioè, molto più semplice con del boom, parte il tuo bootloader di fiducia che ti permette di far partire il sistema operativo che vuoi. Vabbè, dai, andiamo a recuperare gli altri commenti che sono rimasto un po' indietro. Questo commento mi è stato lasciato in questo video, che tra l'altro è uscito tipo settimana scorsa. Il commento dice: grazie, però sono 19 minuti e 19 secondi, non 38. Hai sommato ore e minuti? Ah, qualcuno ha risposto.
Qui il video è tagliato ed editato. Lui parlava della sua registrazione. Esatto! Ah, ecco, allora poteva tagliare anche la parte dei 38 minuti. C'è bisogno, ma perché? Sinceramente mi aspettavo qualche fregatura come quella del linguaggio della sintassi che si è inventato qualche video fa. No, no, amico mio, io non mi sono inventato nulla io. Dreambird io non l'ho inventato, è un progetto di informatica creativa che io ho solamente riportato. Dunque, vengo dal futuro perché nel leggere i commenti sono stato un po' sbadato perché ho dimenticato di leggere un commento molto importante. Parlando appunto di Dreambird, mi ha lasciato un commento il suo creatore, Todd Pond, e adesso andiamo a vedere qual era il suo commento. Bellissimo video educativo, ho imparato tantissimo. E io ho risposto: felice di aiutarti, grazie per aver guardato. Ora, Todd Pond come faceva a sapere che ho fatto un video su Dreambird? L'ha saputo perché gliel'ho detto io, gli ho lasciato un post sul suo GitHub, che è questo qua. E se l'hai guardato veramente, perché il video l'ho sottotitolato in inglese, sì, non l'ho inventato io, cioè Dreambird non è una mia idea. Potete parlare direttamente col suo creatore. Adesso ritorniamo. Come li guardate i video al contrario? Vabbè, dai, continuiamo. Adesso leggiamo alcuni commenti che mi sono stati lasciati sotto a questo video dove si parla della programmazione senza if. Ciao Valerio, tu l'hai chiesto e vuoi che io non perda l'occasione di ammorbarti con le mie considerazioni? Appunto, per chi l'ho chiesto non ti devi, cioè, darmi questo preambolo. Fai il tuo commento in tranquillità. Certo che no! Come dici tu, ci sono casi in cui programmare senza if ha senso e altri no. Ricordo che quando mi divertivo col Basic 2.0 nel Commodore 64, ma anche il Basic di molti altri computer all'epoca avevano questa cosa, la clausola else non esisteva. Quindi se mettevi una if in una riga, potevi sol far fare i comandi nel resto della riga. Max 80 caratteri. Oppure eseguivi un go to. Quindi era prassi comune cercare di evitare l'if in quanto meno righe di codice col Basic 2.0. Voleva dire più velocità di esecuzione e anche meno memoria usata. Ai giorni nostri una valida motivazione che sicuramente ha evitato perché è molto tecnica era evitare far fare dei prefetch inutili al processore. Allora, non è che l'ho evitata perché è molto tecnica, perché magari potevo spiegarlo in un video dedicato e poi introdurre quello dell'anti-if. Il fatto è che alcune delle tecniche che io vi ho fatto vedere, tipo quella di mettere le cose in un dizionario e poi selezionare la chiave per avere la classe quello che stava per essere, è che all'interno della runtime del linguaggio di programmazione che stai utilizzando sicuramente ci sarà un if che confronterà le chiavi. In realtà la cosa che volevo dire, ma che non ho detto, è che qualcuno nei commenti in realtà l'ha capita. Vediamo se riesco a beccare quel commento. Usare un dizionario invece di uno switch o if è la stessa cosa. Il dizionario ragiona prendendo il valore di quella chiave se è uguale a quella di quella nel dizionario. Alla fine il se c'è sempre. Esatto, cioè questo utente l'ha capito esattamente qual è il problema. Cioè, quindi quelli che fanno l'anti-if programming, praticamente secondo me dicono: non è che non si deve programmare senza if. L'importante è che non lo faccio io, perché alla fine vai a scavare fino in fondo, un flusso condizionale lo trovi. E quindi comunque il processore, i prefetch, quello che appunto tu hai definito inutili, li farà in ogni caso. Scusate se ho letto il commento dentro un altro commento, ma proseguo con il tuo di commento. Dove eravamo arrivati? Ma qui si parla di programmazione a basso livello. Ah, infatti hai detto bene, Assembly, C++, e non so quanto abbia senso usare queste tecniche su linguaggi di scripting come quella cosa chiamata JavaScript o come il molto più ben strutturato Python. In ogni caso si sta parlando di codice che deve essere usato in ambiti molto particolari nel mondo reale, a meno che l'utilizzo di una struttura di programmazione diversa, vedi il tuo primo esempio, sia migliorativo. La soppressione di una if potrebbe complicare inutilmente il codice e renderlo illeggibile e non manutentibile per gli altri colleghi o anche per te stesso. Bene, pinguino, mi ritengo soddisfatto. Io sono profondamente d'accordo con te.
Il fatto è che loro, tra le cose che loro dicono sul loro sito, comunque che portano avanti questo genere di programmazione, è che secondo loro è molto più leggibile. Quindi io alzo le mani e mi continuerò a leggere i vostri commenti. Uno di voi dice: io mi ero fermato al Never Nesting Code. Quella è un'altra cosa che magari porterò sul canale. Diciamo che la anti-if programming ha aggiunto uno step in più al Never Nesting Code, ma lo farò quel video. Un altro commento, sempre lasciato dallo stesso video, dice: contribuisco positivamente al dialogo dicendo che programmare senza blocchi condizionali mi sembra una gran cagata. Tutto molto bello, ma a me sembra come sparassi sui coglioni. See how fit is into your Nazi boss. Non quando il codice deve essere gestito da tre o più persone. Quindi fatemi capire, se ci sono tre o più persone a fare un programma, se ci sono gli if, non ce la fanno a gestirlo. Vabbè. Un altro commento simpaticissimo: ma poi anche a livello di debugging, debuggare un if è molto più intuitivo e semplice che debuggare un codice che produce lo stesso risultato senza di esso. Quindi sullo stesso risultato, generalmente nel 90% dei casi, si perde solo tempo. Comunque sì, il video sulla memoria dinamica usata male, che fa i danni, lo voglio vedere. Tu hai menzionato il debugging e secondo te debuggare senza if è più difficile. Il fatto è che... questa cosa non l'ho detta in quel video. Una cosa che ho visto in quel video che vi ho detto che ho utilizzato come punto di partenza per poi farci il mio video, dicevano che se uno non utilizza if e struttura il codice con classi qua, classi a destra, comunica qua, fai là, tutti con dei grandi diagrammi, dicono che non c'è bisogno di debuggare il codice. Quindi, dal loro punto di vista, la tua domanda non è valida, perché non hai bisogno di debuggare il codice. Oh, ma qui c'è un commento con quattro risposte, vediamo. In generale, quanto impatta a livello prestazionale l'if? Supponiamo che ho tanti metodi eseguiti in parallelo con magari degli if, dentro dei for each, while, for, do, while. Con qualche migliaio di iterazioni, il non utilizzo dell'if mi dà dei benefici? Al di là del discorso della GPU che facevi. Se questi calcoli sono chiamati da migliaia di utenti tramite API web, ha senso cercare di ridurre o togliere gli if? Sarebbe bello capire l'impatto reale a livello tecnico e estremismi a parte. Prima di andare a leggere le risposte, ti volevo dire che quando ho fatto quel video, io ho cercato una risposta a questa domanda. Cioè proprio, esistono delle misure dal punto di vista scientifico? C'è stato tipo degli informatici che hanno fatto un articolo scientifico mettendo a paragone le prestazioni? Io non ho trovato nulla. Quindi se in ambito accademico anti-if programming non se la caga nessuno, io non ho trovato articoli scientifici, io non ho trovato libri di testo. Quindi è tutta una cosa che secondo me si sono inventati un gruppetto di programmatori, ingegneri informatici, tutto quello che stanno per essere. Non lo so quali sono le loro, diciamo, credenziali, francamente non mi interessa, per portare avanti questa cosa che dal punto di vista accademico non se la caga nessuno. E per me, se l'accademia non ne parla, per me è una cosa che è molto simile alla medicina omeopatica. Ma una risposta a questo video è: gli if danno problemi in fase di compilazione perché non sono prevedibili. Il compilatore di solito cerca di prevedere il flusso di esecuzione di un programma per poter ottimizzare il codice finale, spostando le operazioni in momenti diversi per avere prestazioni maggiori. Inoltre, lo scheduler del processore può precaricare le prossime istruzioni da eseguire e quindi diminuire i tempi di esecuzione. Con gli if invece questa cosa non è possibile perché il compilatore e lo scheduler non sanno precisamente quale sia il flusso di esecuzione e devono adottare delle strategie di previsione. Ad esempio, in un loop tipo questo qua, il compilatore sa che la maggior parte delle volte il branch 1-5 darà true, quindi precarica l'istruzione dal loop un po' di volte. Quando però arriveremo al caso che 1-5 dà false, lo scheduler deve rimuovere le istruzioni precaricate e caricare l'altro flusso, perdendo dei cicli di clock. In generale, specialmente nei loop paralleli, è meglio evitare gli if perché appunto non permettono una previsione delle istruzioni. Per quanto riguarda il prefetch, ne ho discusso nella risposta precedente, cioè in ogni caso lo si fa, perché vuoi o non vuoi c'è sempre una componente a basso livello che usa gli if. Il discorso è molto semplice: non li vuoi utilizzare? Vai! Li vuoi utilizzare? Vai! Ma finché non c'è una misura quantitativa in cui mi fa vedere, come dice appunto il nostro Dang 44, qual è il guadagno reale, il beneficio reale,
a parte il fatto che il codice è più facile e più bello, che a me se il codice è più facile e più bello non me ne frega niente, finché funziona ed è ottimizzato a fare determinate cose, perché molto spesso quando uno deve ottimizzare il codice ottimizzato potrebbe non essere bello. La risposta appunto di Dango44 dice: ti ringrazio per la risposta, comunque secondo me in molti esempi che ci sono nel video, per esempio quelli dell'ereditarietà e dell'overloading dei metodi in base se è manager, direttore eccetera, dietro le quinte c'è un if. Ed esatto, dietro le quinte c'è un if della runtime, dell'API. Infatti non ho capito se questa community del no if intendesse di non usare assolutamente il più possibile la parola if, oppure il costrutto primordiale if, per intenderci se usassi su JavaScript il metodo filter. Ti ho risposto poco fa. Secondo me tutti possono utilizzare if finché non lo fanno loro. Io l'if non lo vedo, ma dietro le quinte l'implementazione del metodo filter c'è. Quindi non va bene? O va bene perché tanto l'if non si vede poiché punto filter non è nostro, ma si trova a parte nella libreria standard di JavaScript. Per costrutto primordiale if intendo proprio questo, cioè anche laddove esternamente, anche se non lo vediamo direttamente, c'è l'if. Quindi mi viene da pensare che anche nell'uso di interfacce ci sia l'if per capire quale metodo giusto utilizzare. In questo caso solo il mio esempio, quello dei numeri pari, è puramente senza if. La risposta di Danilo Cantone è: sì, infatti, secondo me questo momento è una cagata. Ah! Non me l'aspettavo. Vuoi o non vuoi, anche altre funzioni base di sì usano un branch sottostante. Sicuramente, come dicevo prima, in alcuni casi è molto conveniente evitare proprio l'istruzione GMP, il branch in assembly, ma in generale l'if è super utile, anche perché altrimenti non si potrebbero neanche usare i cicli. È perfetto, mettiamo qua un cuoricino e un mi piace e proseguiamo. Esattamente, mi hai tolto le parole di bocca. Bravissimi entrambi, mi è piaciuta questa discussione che avete fatto. Sono contento quando vedo che le persone comunicano fra di loro nei miei commenti. Dunque, questo commento mi è stato lasciato in un video, cioè questo qua, dove parlavo di sì in italiano. Il commento mi è stato lasciato tra l'altro 4 giorni fa, o meglio 4 giorni da quando ho registrato questo video, e dice: non ho capito il finale. Come non hai capito il finale? Riguardiamolo. Define. Include. Il finale è che io ho fatto un video lunghissimo in cui mi sono impegnato di tradurre le parole chiave di sì, le funzioni di tutta la libreria standard di sì per fare questo linguaggio di programmazione che ho chiamato C, e poi mi trovavo con parole del preprocessore include e define che non sono in italiano e che non posso modificare utilizzando delle altre define. Niente, pensavo era chiaro. Vabbè, proseguiamo. Mi sono stati lasciati molti commenti sul video di BOS che ho trovato qui sopra. Allora leggo questo qua, che è uno che mi ha fatto ridere. Compagni di merenda mi ha fatto piegare. Pensa a me quando stavo montando il video. Ne leggo un altro così velocemente. Christian Serafino dice: fico, ne ho sempre sentito parlare di BOS ma non ne sapevo nulla. In compenso ho visto IT. Allora, la battuta su il club dei perdenti è stata colta. L'aggiunta di Bender è un vero tocco di classe. Sì, che tra l'altro lo stesso Bender c'è proprio la stessa scena. A parte sì, una famosa scena di Futurama del secondo episodio, c'è proprio quel taglio, l'ho copia e incollato dal video di, se non ricordo male, di macOS. Non so lo peso degli spezzoni, ho copiato anche quella scena quando ero pigro a montare quel video. Dunque, concludo leggendo questo commento, tra l'altro lasciato su questo video, quello di MS-DOS, o meglio, della storia di MS-DOS, in cui dice: farai un video sul CPM? Certo, te lo faccio immediatamente, guarda, qua è. Quando questo pezzo di tecnologia venne presentato e i primi computer, soprattutto quelli che venivano chiamati microcomputer, vennero prodotti, serviva un sistema operativo. Gary Kildall fondò un'azienda chiamata Digital Research Incorporated nel 1974 e nello stesso anno fece un sistema operativo per i microcomputer che erano basati sul processore 8080. Si chiamava Computer Program and Monitor, poi divenne Computer Program for Microcomputer. Cioè, semplicemente ho preso quello spezzone del video. Non saprei altro cosa aggiungere più in dettaglio di quello. Cioè, se tu pensi che ci sia altro da aggiungere da quello che ho detto già, fammelo sapere, ma faccio un video su qualcosa che secondo me non ci sta molto da dire. Però il prossimo video di FK Storia, ve lo anticipo se siete fino a questo punto, è su Symbian. Vabbè,
Perfetto, pinguini, io come al solito vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo punto. Tra l'altro mi sono pure dimenticato di dirvi che se siete nuovo di ritorno, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E vabbè, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!